La Fiorenzuola, che l'abbiamo detto in precedenza, ha colto la quinta vittoria in campionato, ha battuto anche il Montevarchi e ora guida la classifica assieme alla Reggiana. Beh, io non posso far altro che farle i complimenti a mister Luca Tabbiani, che è qui ai nostri microfoni. Buona domenica, Grazie, intanto, buonasera a complimenti. tutti. Ecco, mister, ci racconti questo successo di misura che comunque fa proseguire questo trend positivo. Dal 5-0 alla Reggiana in poi non avete più sbagliato un colpo, insomma. Sì, no, sicuramente sì, dai, oggi abbiamo fatto una partita magari molto bene in fase di non possesso, siamo stati molto, abbiamo sbagliato molti passaggi a livello qualitativo, anche se onestamente la Montevarchi ha fatto una partita molto intensa e ci dava pochissimo tempo per trovare giocate, ne abbiamo trovate un po' meno del solito, però quando riesci anche a vincere queste partite che sono un po' più sporche, un po' più tirate, dove comunque tante interruzioni perché entrambe eravamo aggressive, è un buon segno, una crescita vuol dire proprio della squadra sia nel collettivo che individualmente e sono contento. Diciamo che potevamo fare un po' meglio in fase di costruzione, anche se era una partita che veniva giocata quasi uomo a uomo, quindi avevamo poche soluzioni, dovevamo andare un po' più velocemente in avanti, però ho poco da dover dire ai ragazzi, diciamo, nell'atteggiamento, nel modo di stare in campo, nell'aiutarsi anche nelle difficoltà e soprattutto nella fase di non possesso che hanno lavorato molto bene. Ecco, mister, volevo chiederle, si ha la sensazione anche che il Fiorenzuola adesso, la sua squadra, venga vista non più come una bella favola, comunque come era l'anno scorso, da neopromossa, ma venga vista, ecco, come una delle squadre da battere in questo girone, visto ovviamente lo straordinario inizio in queste prime 8 partite? Ah, io questo non lo so, a me fa ridere e nello stesso tempo mi rende orgoglioso, no? Il fatto che possano pensare a noi nei termini nei quali hai parlato te. Io penso che noi dobbiamo avere la forza di staccarci un po', di vivere questo momento come un sogno, ma nello stesso momento pensare anche che se siamo lì i ragazzi se lo sono meritato, perché non è facile vincere 6 partite in C, 5 di fila, stiamo subendo pochi gol, quindi io devo dire la verità, penso che poi i valori verranno fuori, non è un pianto, non è un lamentarsi, anzi, penso che stiamo facendo molto. Penso anche che finché siamo lì dobbiamo provare a rimanere lì perché è bellissimo aprire il telefonino e guardare la classifica e vederci là in alto. Però penso anche che al di là di quello che possano dire o pensare gli altri di noi, noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo, consapevoli del fatto che ce lo stiamo comunque meritando, che i ragazzi si meritano tutto questo momento qua, però anche consapevoli da dove siamo partiti e chi siamo, e più rimaniamo lì, più la gente si può stupire di noi e più comunque per i ragazzi molto giovani, al di là di quelli nelle quote, anche i grandi, diciamo, sono giovani, possono costruirsi un futuro. Io non lo so, ecco, cosa possono pensare. So che sono molto orgoglioso dei ragazzi, non solo per oggi, ma per tutto quello, per come stanno gestendo questo inizio di stagione. Ecco, una battuta adesso su due giocatori. Una è Scardina, che abbiamo visto in campo nel secondo tempo quanto può essere utile appunto lui là davanti anche come possibile alternativa nelle sue scelte. Poi su Cavalli, che invece è uscito ancora per infortunio, davvero un inizio sfortunato per lui, visto che di fatto ha saltato tutto l'inizio della stagione. Come sta il ragazzo? Allora, per quanto riguarda Scardina, sicuramente ci darà una grande mano, anche perché Mastroianni sta facendo un campionato strepitoso per tante cose. Ovvio che però giocare sempre 90 minuti alla fine hai bisogno anche un po' di fiato. Abbiamo fatto la scelta di avere due giocatori importanti davanti, perché comunque so che è un ruolo faticoso per come voglio interpretarlo io e so che loro hanno la disponibilità per farlo. Al di là poi dei gol segnati servono molto per dare un punto di riferimento, per essere la prima aggressione, sono due ragazzi che lo fanno bene, quindi siamo molto contenti che è rientrato. Ovviamente ora è anche un fisico di un certo tipo, quindi si allena con noi da una settimana, bisogna dargli tempo, ovviamente io devo dare un po' di minutaggio per metterlo in condizione, però sicuramente è un grande acquisto, diciamo, no? Visto che per ora non l'abbiamo ancora utilizzato, un grande acquisto senza aver il mercato. Per quanto riguarda Cavalli, vediamo, perché purtroppo lui ha giocato mercoledì tutta la partita, nella mia testa c'era quella che dovesse giocare Potop e quindi lui avesse bisogno di prendere minutaggio, l'abbiamo tenuto in campo per tanto tempo e poi
poi Simone ieri ha avuto un fastidio al flessore, allora abbiamo preferito non rischiare perché giochiamo anche martedì, cioè mercoledì, e quindi ha dovuto giocare, probabilmente non aveva recuperato abbastanza, anche se non aveva nessun tipo di dolore, sennò avrei fatto altre scelte. Non ha sentito una fitta, non ha sentito un dolore grosso, però ha sentito indurirsi e sentiva comunque pizzicare in un punto. Potrebbe esserci qualcosa, non sembra niente di eccessivamente grave. Ecco, speriamo, domani fa un esame e vedremo cosa diranno. Ciao Luca, sono Amorini. Guarda, intervengo con due domande insieme. La prima è: 5 partite in casa, 5 vittorie senza neanche un gol subito. Sembra il ruolino del Sud Tirol dell'anno scorso, eh? Non ti dico altro. La seconda domanda è: ma come fai quando si rientra il martedì o il giorno, in questo caso ovviamente sarà domani, guardando la classifica, riuscire a fare a stare i tuoi così sul pezzo senza che comunque pensano a cose diverse? Beh, la prima, no, ve l'ho detto prima, siamo contenti, abbiamo un portiere che è un portiere che ha un valore aggiunto, anche se magari oggi non ha dovuto far parate, ma nelle uscite, nella serenità che dà la squadra. Poi in fase non possesso stiamo lavorando molto bene e stiamo concedendo abbastanza poco, quindi di quello siamo contenti, perché poi davanti abbiamo giocatori che possono sempre inventarsi qualcosa. La seconda è, allora, come regola lo dite ai ragazzi, ogni volta che vinciamo è difficile venire al campo il giorno dopo, per me e per loro, no? Perché è difficile poi dire sempre andiamo avanti, però io ho la fortuna di allenarli da tanto tempo, è un gruppo che non si è mai posto dei limiti, abbiamo sempre insieme cercato di guardare quello che si poteva raggiungere davanti. Io penso che in questo momento un po' ti ho risposto prima dicendo che è una squadra nel complesso giovane, no? Perché comunque Stronati è giovane, Quaini è giovane, Onetto è giovane, Morello è giovane, oltre ai giovani, quelli diciamo di quota, anche i vecchi sono giovani. Abbiamo un'opportunità importante, perché se continui a rimanere lì continuano a parlare di te, e soprattutto se vai avanti dopo ti puoi togliere delle grandi soddisfazioni giocando delle partite importanti che servono come crescita. Ora la classifica in sé non è, ripeto, un piangere, è una classifica che ci rende orgogliosi, felici, ma che poi magari non sarà la stessa tra un po', e noi dobbiamo fare in modo e maniera di rimanere lì il più possibile, il più tempo possibile, anche perché se riesci a fare dei punti per assicurarti determinate cose, poi ti puoi trovare a fare qualcosa di impensabile, no? Perché nella vita non costa niente sognare. Ora io non voglio parlare di vincere il campionato, non sono scemo, non sono ipocrita, però penso che non bisogna fermarsi, bisogna tenere l'osso che abbiamo preso e tenercelo dentro i denti, perché non più di un mese e mezzo fa, dopo Ancona, eravamo un po' giù e i ragazzi hanno dato una dimostrazione di compattarsi, e io non ho questo sentore qua ad oggi di dover spegnere degli incendi nello spogliatoio, anzi oggi dopo la partita erano molto sereni, ma loro stessi mi hanno detto: ora martedì è bella, mercoledì è bella, dobbiamo viverla così, poi a febbraio marzo vedremo dove saremo, ma non guardare classifico, porci degli obiettivi più grandi di quelli che è per ora.